Allora, un bicchiere di latte. Latte? Ecco qui, il latte. Il 4 sul 5 e il 10 sul jack. Non c'è altro da fare. C'è un'altra cosa da fare. Succhiare un biberone all'inferno. Se vi annoiate possiamo giocare una partita. Non credo che mi divertirei. E poi non mi date l'aria di avere abbastanza soldi. Comprateci un ranch e invecchiateci. È un consiglio d'amico. Ma chi è? Lo conoscete? Io non lo conosco, ma deve essere un matto. Che succede? Cos'è questo silenzio? Stammi bene a sentire, Lucas. Non ne hai abbastanza di rovinare la gente in questo posto? Se prendi ancora una carta in mano... Sono straniero, sceriffo. Sono stato io che gli ho proposto di fare una partita e poi non credo che si rovinerà. Fai come ti pare, Lucas. Scommetto $10 che non ti rimane un sente e dovrò allontanarti dalla città. Rilancio illimitato. D'accordo. Una carta coperta. D'accordo. Fino all'ultimo dollaro. Certo. Ed è permesso anche barare. Ehi, un momento. Che significa permesso barare? Se me ne accorgo, lo ammazzo. Ok, ci sto.
Tequila. Tocca a voi. $100. Più 100. 100, va bene. $200. D'accordo. Ancora 200. $500. Vedo. Quel ragazzo ha una mano d'inferno. È piuttosto pesante. Il mese scorso mi ha fregato lo stipendio intero. $500. $500. Tocca a voi. 1000. $10,000. $10,000. Chiedo fiducia per $4,000. Soltanto per un'ora. Neanche per un minuto. Conosci bene le regole. Hai detto $4,000? Va bene. Ti copro io. Se vinci, dividiamo. Altrimenti mi devi $4,000. Divideremo la vincita. Poker di donne. Poker di re. Stai fermo, non muoverti. Ti credevo più sportivo.
Sei amico o sbaglio? Hai perso la scommessa. Non è più un cent, Lucas. Dammi una bottiglia. E chi paga? Pago io. Facciamoci una bevuta sopra. Non tutti i mali vengono per nuocere, amico. Che ne sapete voi? Io niente. Solo che avete un debito con quel messicano per $4,000. E conosco qualcuno disposto a pagarlo. E chi sarebbe quest'idiota? Io. Bevo alla vostra salute. Accetto le condizioni. Ma se ancora non le conoscete? Le accetto tutte tranne... uccidere. Allora siamo d'accordo. È andata bene, amico. Ecco i vostri $4,000. Non rischio mai, signor. È la mia regola. Andiamo. Il lavoro ci attende. Sapete guidare un carro? Dove? Da qui a Chamaco, al confine messicano. E per fare questo viaggetto pagate $4,000. Ne avrete altri 5,000 alla consegna, che vi verranno pagati da chi riceverà il carro. E chi sarebbe? Non lo conosco. Il guidatore del carro è morto. So che doveva portare il carro a Chamaco e lasciarlo dal fabbro. Non so altro. E il carro? Che cosa contiene? Carta. Carta bianca. Vedete, io sono un tipo molto curioso. Mi piacerebbe sapere che cosa ne fa un fabbro di tutta quella carta. E pagate $4,000 per saperlo? No, io non pago proprio niente. Li ho vinti a voi, $4,000. Avete un sigaro? Allora, accettate. E non dimenticate che verrete pagato alla consegna. Accetto. Sapete, sono curioso anch'io. Mi piacerebbe sapere cosa ne fa un fabbro di tutta quella carta. Affare fatto. Partite quando volete.
Fa le bestie questi, amico. Le vuoi vendere? Togli le mani! Fermo, ombre! Ehi, amico. Vuoi un sigaro?
doppio rum. Ancora due birre. Il West non è poi così grande, vero? Ero certo di trovarvi in buona salute. Posso offrirvi da bere? Potete. Un latte per il mio amico. No, un whisky. Oh, scusatemi, signore. Su, svegliati. Che cosa aspetti tu a dare da bere al mio amico? Presto. Com'è andata, Lucas? Mi hanno cambiato i ferri ai cavalli. E la carta? Sparita. E al suo posto ho trovato queste. Vorrà dire che dovrete giocare. Perché? Qui si gioca? Lassù c'è una roulette con delle puntate da far venire le vertigini a chiunque. Andiamoci. C'è un inconveniente. Non puoi giocare se non sei gradito al croupier. Se mi hanno dato queste fiche vuol dire che sono gradito, non vi pare? Un modo come un altro per pagarvi e mantenere l'incognito. Ma noi siamo molto curiosi e il mecenate vogliamo vederlo in faccia. Les jeux sont faits, plus rien ne va. Zéro. La banque gagne. Faites vos jeux, messieurs, dames. On peut faire. Six pour monsieur. Merci, monsieur. Monsieur, faites vos jeux. 200 sur le rouge. C'est bien. Oui, oui. Tout va. 16 sur le carré. Bon. Faites vos jeux. On peut faire. Les jeux sont faits, monsieur. Rien ne va plus, monsieur. Six, rouge, paire et passe. Voilà, vous avez gagné, monsieur. Faites vos jeux, mesdames. Faites vos jeux. Rien ne va plus. Dai. Trente, rouge, paire et passe. Voilà, vous avez gagné encore. Vi occorreva questa fortuna a bandiera. La fortuna è femmina, prima o poi doveva accorgersi di me. Les jeux sont faits, monsieur. Rien ne va plus. C'est trop tard, monsieur. Je regrette. C'est trop tard. Devono essere le regole del gioco. Zero. La banque gagne. Poco male. Messieurs, dames, faites vos jeux. Les jeux sont faits. Rien ne va plus. Rien ne va plus. Les jeux sont faits. Rien ne va plus. 32, rouge, paire et passe.
On arrête, monsieur dame. State esagerando, amico. On arrête. La vostra puntata non era regolare, signore. Come vi permettete? Fategli dire tutto. Lasciatelo finire. Il croupier non voleva accettarla. Ma certo che posso. Chi me lo proibisce? Non potete... Ehi, amico, non è da gentiluomini sparare alle spalle, non credi? Monsieur dame, faites votre jeu. Nessuno gioca? Avanti, coraggio, fa uscire il 10. Alla regina. Signor Master. Lo straniero sta vincendo alla roulette. Quale straniero? Il corriere, il conducente del carro. Vince più dei suoi 5.000 dollari? Molto di più, signore. Non possiamo permetterci di eliminare corrieri. Perché non sta ai patti? Non lo so, ha vinto i suoi, poi ha ripuntato e ha stravinto. Noi abbiamo tentato e... E vi è andata male. Prendi degli uomini con te. Prelevalo e portalo qui. Una buona lezione gli schiarirà le idee. Bene. Grazie e buon divertimento. Da bere. Bene, ora che avete sbancato la roulette, qualcuno avrà da ridire. Lo spero, così sapremo chi è che paga. Stiamo giocando una mano pesante, non credete? Ho l'impressione che il piatto sia più grosso del previsto, ma se avete paura potete ritirarvi. Sono un giocatore, non mi ritiro mai se ho il punto in mano. Per ora non avete niente. State bluffando e basta. Piuttosto fiera, eh? Sarà certamente nobile come voi. Ehi, Lola. Portalo fuori. È Master che lo vuole.
Si vede che è una ragazza seria durante il lavoro. Poi... poi vi racconto. Abiti qui? Siamo alla guerra? Brava, ma che brava. Beh, come va? Master vuole vederti. Non ho il piacere di conoscerlo. Non ci tiene alla forma, il suo è un ordine. Io so solo una cosa. Stavo tranquillo al bar bevendo con un amico. Non è cortese farlo aspettare. Bene, vi saluto. Io me ne vado. Sapevo che prima o poi avresti preferito me al mio amico. Non mi sembri il tipo da avere un amico tu. Ma se ci tieni a quel ragazzo, corri subito ad aiutarlo. Dove sta? Dal maniscalco. Levati dai piedi. Posso offrirvi un sigaro? Potete. La ragazza mi ha detto che eravate in difficoltà. Sì, sì, mi ci ha messo lei. Questi signori volevano condurmi da un certo master. Questo master voleva vedermi. Sapete chi è? Master? Certo, un pessimo giocatore di poker. Ha un ranch a 2 miglia a nord. Voleva vedervi? Beh, non mi resta altro che farmi condurre da questo signor Master. Bravo, amico, siete sulla buona strada. Credo che riusciremo a sapere molto presto a cosa serve tutta quella carta. Ditemi una cosa, perché ci tenete tanto a saperlo? Per curiosità. E voi? Anche. La nostra è una curiosa società, non vi pare? Fate il vostro gioco, signore. Io veglierò su di voi. Oh, non facciamo aspettare il signor Master. Ehi, socio, datemi una mano. Con piacere. Thank you.
George. Cosa significa questa storia? Sono stata io a portarlo nel capannone. George. Per ordine di chi? Degli uomini di Master, naturalmente. Sono stata costretta a farlo. Cosa sei tornato a fare a Chamaco? Beh, questioni di lavoro, diciamo. Che genere di lavoro? Il baro. È pericoloso barare a Chamaco. Uno come te dovrebbe essersene accorto. È un paese inoffensivo e la gente dimentica presto. Ma io non ti ho dimenticato. Cosa c'entri tu con Master? Con lui niente. Ma c'è una cosa che mi interessa. Che cosa? Mio padre. Mi interessa ritrovarlo. Perché lo cerchi qui? Da 2 anni cerco l'uomo che uccise mia madre e si portò via mio padre. Era un uomo alto, magro, con gli occhi neri, vicini, piccoli e cattivi, come quelli di uno sciacallo. E l'hai trovato, quell'uomo? Sì. Qui a Chamaco, è un sicario di Master. È diventato importante questo Master, a quanto pare. Quando lasciai Chamaco era un lurido bovaro. Che ci fa adesso con tutti questi sicari attorno? Ora è lui il padrone. Fa quello che vuole e tutti lo temono. È diventato l'uomo più ricco di Chamaco. Dicono che abbia trovato una miniera d'oro, ma nessuno l'ha mai vista e nessuno sa dove sia. Saranno chiacchiere. Nessuno può tenere nascosta una miniera d'oro. E poi, cosa c'entra tuo padre in tutto questo? Non lo so. Mio padre non era nessuno. Un pittore fallito, un uomo invecchiato troppo presto. Ma per me era tutto. Una volta è stato famoso, mi diceva. Poi fu costretto a lasciare il Messico perché aveva commesso non so quale reato. Su. Sta tranquilla, lo ritroveremo presto, tuo padre. Era un pittore, hai detto, vero? Sì. Se le cose stanno come penso, c'è un'unica soluzione. Tenere d'occhio Master. E dopo? Dopo si vedrà. Da cosa nasce cosa, come deve aver detto il buon Confucio. O forse non era lui. Perché ti interessi tanto a mio padre? Non per amore, ma per denaro. E quando ci sono dollari a palate, come credo, l'amore non guasta. Abbiamo un ospite d'onore per Master. Che ti è saltato in mente di giocarti la paga? Di ciò che guadagno ne faccio quello che voglio. La lezione non ti è bastata, eh? Tiratelo giù. Non andrai lontano se mi uccidi. Ma io non voglio andare lontano, signor Master. Non è che anche questi sono nervosi come quelli? Non sei stato furbo a venire. Ma io non volevo essere furbo, signor Master. Perché sei venuto? Eravate voi a volermi vedere. Già, ma avrei voluto condurre io il gioco. Adesso le posizioni sono cambiate. Beh, hai intenzione di tenermi qui tutta la notte?
Bisogna vedere dove preferite parlare. Vuoi accomodarti? I cani li tenete dentro o fuori? Sono bestie che mordono solo se lo dico io. Vieni, vieni. Siedi pure. Mi stanca stare in piedi a lungo. Cosa vuoi bere, whisky o cognac? Whisky. Io non posso sopportare il whisky. Hai fatto fuori 4 dei miei uomini. Sei in gamba. E anche ambizioso, vero? Dico solo che a fare il corriere sono sprecato. E cosa vorresti fare? Perché non lo decidete voi? Ci penserò. Ma ricordati che io pretendo obbedienza assoluta dai miei uomini. Finisci di bere. Dopo vai a raggiungere gli altri. Non morderanno? Non morderanno. Del resto hai dimostrato di saperti difendere. Serata fiacca. Dai, passami la borraccia. Ma sei quasi vuota, porco demonio. L'ho sempre detto io. Sei più taccagno di Master. Sì, taccagno e geloso. Geloso un corno. E che sei una maledetta spugna, vecchio. Dai, dai, do un'occhiata senza bere. Ma è vuota davvero. Accidenti, ragazzi. Ti fa venire voglia di farci un bel giro sopra. Dai, Pat, fammi fare un sorso. L'hai detto tu che era serata fiacca. E fallo, accidenti. Ma quando dico basta, chiudi il becco, intesi? Piano, fallo scendere da solo e non succhiare. Basta, chiudi il becco, ho detto. Te lo stai scolando. Porco schifo. Sei un maledetto rompiscatole, Pat. Allora? Tutto fatto. Apri. In alto le mani. Portatelo via e cercate di non romperlo. Chi erano? Quanti erano? Possibile che non avete visto nessuno? Sono circondato da una massa di incapaci. Chiamatemi Lucas. Secondo me erano messicani.
Si vede dal tacco degli stivali. Cosa ci vedi nei tacchi degli stivali di un messicano piuttosto che in quelli di uno Yankee? Che sono consumati dietro. E perché? Dipende dalla siesta. Ecco, vedete, i messicani fanno la siesta così. Appena si addormentano, il piede scivola e il tacco si consuma dietro. Con le gambe lunghe stanno scomodi e si svegliano. Allora le ritirano su e il tacco si consuma ancora. Per questo dico che sono messicani. Può essere, accidenti. Ma allora dove sono adesso? E perché l'hanno rapito? Il perché lo sapete solo voi. Ma dove l'hanno portato non mi sembra difficile capirlo. E dove? Parla. Al di là del confine, in Messico, in un posto sicuro. Basterà soltanto seguire le tracce. E se non le trovi più, le tracce? Se non dovessi trovarle, vuol dire che non ne hanno lasciate. E solo in montagna non si lasciano tracce. Secondo me, sono in Messico, nascosti da qualche parte. A Pico Wild, probabilmente. Bene. Parti immediatamente. Attraversa il confine, se è necessario. Raggiungili e torna il più presto possibile. Con l'artista, naturalmente. E se ci sono difficoltà doganali? Fai in modo che non ci siano. State pure tranquillo, Master. Avete scelto molto bene, però a una condizione. Vado solo. Non voglio gente tra i piedi. Un uomo solo, invece, non lo nota nessuno. Va bene, Lucas. Ma ricordati, voglio quell'uomo a tutti i costi. Vale tanto oro quanto pesa. Dormite tranquillo, Master. Non c'è che dire. Questo lavoro mi piace. Lucas, voglio l'artista. Ehi, ehi! Fermo dove sei, alza le mani, ragazzo. Non te la prendere, amico. Sei stato in gamba, ma io lo sono più di te. Oh, chi si vede? Sbaglio o i vostri 4.000 dollari li avete già avuti? Certo, ragazzo, li ho avuti. Ma questa è un'altra storia. Avanti, cammina, faremo quattro chiacchiere. Ma prima, slacciati il cinturone. Allora, vecchio.
Ti decidi a dirmi per chi lavori? Ti ho detto tutto, ero prigioniero di Master. Gli servivo per i soldi. Come? Li stampavo i pesos. E sapresti stampare anche i dollari? Occorre l'attrezzatura, la carta, gli inchiostri, tutta roba che ha solo Master. Una volta ho stampato un biglietto da 1000 pesos. Era perfetto. Verde e rosa, con la faccia di Massimiliano che sorrideva. Massimiliano non ha mai sorriso in vita sua. Lo sanno anche i cani. Lo so, ma volevo vedere se qualcuno si accorgeva che era falso. E se ne sono accorti? Purtroppo. E ho dovuto tagliare la corda in fretta. Nessuno si accorse che l'imperatore sorrideva. Tutti guardavano affascinati il biglietto da 1000 pesos passandoselo di mano in mano. Era il primo biglietto da 1000 pesos che avessero mai visto. 1000 pesos non esistono in Messico. Li avevo inventati io, capisci? Li ho fatti per primo. È da allora che cominciarono a circolare i biglietti falsi. E il governo mi incaricò di trovare il colpevole. Ora che l'ho preso non me lo faccio sfuggire. Master però non l'avete preso. Era lui che gli ordinava di farli. Master non mi interessa. E voi permetterete che questo povero vecchio paghi anche per Master? Assicurare Master alla giustizia non è compito mio. Mi basta il vecchio. Se il vecchio non parla, non avete prove, amico. Le prove sono da Master. È lui il colpevole. Niente da fare. Non so cosa c'entrate in questa storia, ma io faccio a modo mio. Non rischio mai. È la mia regola. Rischiate di fare un buco nell'acqua, invece. Anche se il vecchio parla, non ci sono prove. Porco demonio, se è questo il modo di passare la notte. Fra poco avrai una comoda cella e pasti abbondanti, vecchio. E tanti amici disinteressati.
Getta le armi! E tieni le mani alzate! Master vuol fare quattro chiacchiere con te. Ci sto andando da Master. Non potresti fare altrimenti, bastardo. O vai da Master o vai all'inferno con 10 pallottole in testa. Che accoglienza, ragazzi. Ma vi assicuro che non merito tanto. Questo è niente, vedrai dopo. Avanti! Andiamo, presto! È lui, mio padre. C'è anche Lucas. Li portano a Ranch di Master. Dobbiamo salvarli, hanno scoperto il gioco. Ma come? La partita è persa, Lola. Ormai non ci resta che giocare il tutto per tutto. Facciamo quattro chiacchiere? Facciamole. Da dove cominciamo? Da dove vi pare. Forse è meglio che abbassi la cresta, amico. Non sei in una posizione comoda. Infatti, se i vostri uomini mi lasciassero alzare in piedi... Lasciatelo. Chi ti ha mandato? Io lavoro in proprio. Che cosa pensavi di guadagnare con questo lavoro improprio? Intanto $5,000 per il trasporto. Come lo hai saputo? Per caso. Come fai a sapere per caso notizie che possedeva un uomo morto? A meno che non lo abbia ucciso tu per impadronirti del carro. Io non ho ucciso nessuno. Ho trovato il carro e l'ho portato a Chamaco. Come sapevi che il carro era diretto a Chamaco? Ho tirato a indovinare. Se non ti ho ucciso sinora, è per il semplice fatto che mi interessa sapere che cosa hai comunicato... Comunicato a chi? Dimmelo tu. Io lavoro in proprio, Master. Non mi hai convinto. Devo sapere se hai fatto a qualcuno il mio nome. Ho rivelato l'esistenza dell'artista. Vuoi dirmelo? Sai, Master, non mi hai offerto alternative. Io creperò lo stesso. Ma visto che sei tanto curioso, mi prenderò il gusto di farti crepare di curiosità. Mm-hmm. No, non hai fantasia, ragazzo. Vedi, i modi di morire sono tanti. E io per te sceglierò il peggiore. Bene così. Beh, come va? Oh, poverino, forse non stai molto comodo, eh? Ti ci vuole qualcosa per appoggiarti. Ecco, ti aiuterà a tenerti sveglio. Voglio che aspetti il sole. È così bella l'alba qui. E poi chissà, forse col cantare del gallo ti deciderai a cantare anche tu. Bevi, ti fa bene. Grazie, mi ci voleva. La tequila dalla ai messicani, io bevo solo whisky. Vuoi un po' d'acqua? Tieni. Thank you.
sta attenta. Come stai, bellezza? Non lo vedi? A meraviglia. Sei un tipo strano, tu. Prima mi scateni addosso gli uomini di Master, poi rischi la pelle per farmi un piacere. Non l'ha rischiata solo per te. Suo padre è prigioniero di Master. Chi? L'artista? Proprio lui. Dobbiamo liberarlo. Io ne ho abbastanza di questa storia. So solo che i miei 10.000 dollari sono rimasti lì dentro e me li vado a riprendere. Bello schifo. Questa è la gratitudine che sapete dimostrare. Non so per chi mi avete preso, ma non potevate scegliere un imbecille più imbecille di me. Andiamo. Su, presto! Andiamo. Che facciamo?
Chissà quanti saranno. Basterebbe contarli. E per contarli? Basterebbe farli uscire. E per farli uscire? Chi è stato? Parla. Hai visto qualcuno? Non ho visto nessuno, signor Master. Allora, come ha fatto a liberarsi? Lola! Girate da dietro, prendeteli alle spalle. Esci fuori, sporco traditore. Tanto non puoi scappare. Voglio i miei 10.000 dollari che ho vinto alla roulette. D'accordo. Butta la pistola e te li restituisco. Voglio dollari, non piombo. E mi porto via anche l'artista. Quello no. Ti do 10.000 dollari. Anzi, te ne do 15.000. E te ne vai tranquillo. Butta la pistola e avrai i tuoi soldi. Butta la pistola. Andiamo. Svelto di sopra. Hai finito di fare la voce grossa, Master. Va bene, è tutto in mano vostra adesso. Forse i pesos potreste fabbricarli anche senza di me, ma non riuscirete mai a piazzarli. Per questo vi servo vivo. No, voglio farti crepare subito, me l'hai detto. Anche tu che manco di fantasia. Niente affatto, Lucas. Giù quella pistola. Master, è un uomo in gamba per fare... Ehi, socio, che succede? Che tu non mi servi più. Master invece mi serve. Lui e l'artista sono merce preziosa. Non è vero, Master? Certo, possiamo riorganizzare tutto da capo. Sei stato tu a uccidere l'uomo del carro. Dovevo pure entrare nel giro, non ti pare? Sei un bastardo. È arrivato il momento di sciogliere la nostra società. Non ti muovere. E butta via quella pistola. Sappiamo tutti che hai barato Bandera per poter costringere Lucas a rischiare la pelle per il tuo sporco gioco. Ma volevo vedere fino a dove saresti arrivato.
perderlo il vizio di barare. Tenetelo lontano dal Messico. È meglio che per un po' non si faccia vedere. Intesi? Se non avessi ascoltato quel ragazzo, ora starebbe al fresco a pagare anche per Master. Li ho trovati. Sono i miei 10.000 dollari, onestamente vinti. Tieni, vecchio. Questi sono veri. Senti che profumo. Non credo che sia difficile. Cosa? Fare dollari. Non ci ho mai provato. Beh, tutto è finito. In fondo siete simpatico. Addio, Lazar. Adios.